nell'aria è composta da diversi gas, tra cui l'anidride carbonica, o CO2, che è importantissima per la vita. Infatti, la CO2 è il nutrimento per le piante. Inoltre, regola la temperatura sulla Terra, evitando che si raffreddi o si riscaldi troppo. La CO2 è aumentata molto negli ultimi 100 anni, come si vede nel grafico. La CO2, dall'anno 1000 al 1800 circa, rimane più o meno costante. In quel secolo ha inizio la rivoluzione industriale e da lì parte il cambiamento della quantità di CO2. L'aumento di anidride carbonica non rappresenta una minaccia per la salute, ma provoca sconvolgimenti climatici, come lo scioglimento dei ghiacciai in montagna o l'aumento delle temperature delle acque marine. A Reggio Emilia abbiamo già limitato oltre il 20% queste emissioni di CO2 con il progetto Patto dei Sindaci, ma il problema è mondiale. Recentemente c'è stata la conferenza di Parigi, dove per rallentare il riscaldamento globale si è deciso di limitare in tutto il mondo le emissioni di CO2 fino ad azzerarle completamente nel 2070. L'aumento di CO2 è collegato all'aumento di produzione di energia. Il consumo di energia mondiale è diventato altissimo per vari motivi, tra tutti l'industrializzazione e l'aumento della popolazione insieme allo sviluppo delle tecnologie. Abbiamo sempre più bisogno di energia per vivere e lavorare, soprattutto di quella elettrica. Per produrla spesso si bruciano combustibili fossili. Ricavare energia attraverso i combustibili fossili sporca l'aria che respiriamo. L'inquinamento atmosferico è l'insieme di una o più sostanze indesiderabili o estranee nell'aria. In quantità sufficienti può essere dannosa per la salute. Purtroppo la nostra città è posizionata in una delle zone più inquinate d'Italia o del mondo, cioè la pianura padana, un luogo chiuso tra catene montuose con un unico sbocco sul mare Adriatico e dove l'aria inquinata delle fabbriche ristagna, cioè non circola, e l'azione del vento influisce poco sul ricambio dell'aria. Per questo nella popolazione della pianura padana sono frequenti tossi e sindromi asmatiche. L'aria inquinata contiene una sostanza molto pericolosa, le polveri sottili o il particolato. Le polveri sottili sono minuscole particelle sospese nell'aria, prodotte da qualsiasi processo di combustione e si diffondono soprattutto col traffico delle automobili, col riscaldamento delle case e con l'attività delle industrie. Purtroppo sono così fini che non esistono filtri in grado di trattenerle. Un esempio di polveri sottili è il PM10, cioè sostanze derivanti dalla combustione del gasolio. Le polveri sono più concentrate nelle giornate asciutte, in poche parole, la pioggia contribuisce a diminuire l'inquinamento dell'aria. Ecco alcuni modi per abbassare il livello del particolato in città. Dì ai tuoi genitori di utilizzare meno e meglio l'auto e non guidare come se fossero in una gara di Formula 1, evitando di accelerare o frenare bruscamente. Le auto elettriche o quelle ibride, cioè che usano vari tipi di combustibili come il gas, metano, l'elettricità o benzina, inquinano di meno. Preferiscile alle altre. Risparmi energia ogni giorno in casa tua, spegnendo la luce quando non serve e utilizzando lampadine a risparmio energetico tenendo la temperatura di casa non oltre 20 gradi. Un ultimo consiglio generale è ridurre al minimo la dispersione di calore durante l'inverno. Le finestre di casa tua devono avere i doppi vetri, avere guarnizioni che evitino spifferi d'aria. Le tende non devono coprire i termosifoni e le pareti sarebbe meglio fossero coibentate, cioè non dovrebbero lasciar passare il calore.